Buongiorno ragazzi, iniziamo con l'unità di apprendimento 3. Stiamo vedendo i tentativi di imporre l'assolutismo nei vari stati europei, abbiamo appena visto la Francia e la Spagna. Vediamo in questo caso invece il tentativo come avviene in Inghilterra. Vedremo una serie di re che cercheranno di imporre dopo la morte della grande regina Elisabetta I, una monarchia assoluta sullo stato inglese. Vedremo come il Parlamento, soprattutto la classe borghese, cercherà di bloccare questo tentativo in vari modi, come questo sfocerà in una rivoluzione, in una guerra civile fra esercito del re e esercito del Parlamento, e come prenderà il potere, Oliver Cromwell. In seguito alla morte di Oliver Cromwell e alla nascita della Repubblica, finirà, il periodo repubblicano, il breve periodo repubblicano inglese, e comincerà un nuovo evento, una nuova situazione monarchica che dura tutt'oggi e che si evolverà da monarchia, da tentativo di una monarchia assoluta, invece a una monarchia parlamentare, una monarchia costituzionale nella quale il re governi lasciando diversi diritti, diversi poteri invece al Parlamento. Cosa succede? Nel 1603 muore la grande regina Elisabetta I, dopo quasi 50 anni di regno. Aveva preso il regno forse più povero del continente europeo, lo lascia invece come protagonista. Sotto Elisabetta I avevano risolto in parte i problemi religiosi, passando definitivamente alla Chiesa anglicana, quindi se vi ricordate, a una Chiesa di Stato inglese nella quale la regina o il re erano non solo capi dello Stato, ma anche capi della religione. L'Inghilterra, come dicevamo, ha smesso, finito di essere un paese sottosviluppato, ha iniziato a evolvere, ci vorranno secoli, ma verso un sistema agricolo moderno, attraverso le enclosure, questi sono esempio dei muretti, no? Terreni recintati e coltivati in modo imprenditoriale. Un sistema manifatturiero che avevamo visto l'anno scorso, il domestic system, che permette non solo di produrre in agricoltura, ma anche di sviluppare un primo sistema manifatturiero moderno e dal punto di vista commerciale con la creazione di quello che poi diventerà il più grande impero della storia e di una flotta mercantile militare per commerciare in questo impero e per difenderlo. La vittoria contro la Spagna del 1588 e le difficoltà della Francia permettono all'Inghilterra di non avere nemici e di potersi concentrare sul proprio sviluppo interno. Alla morte di Elisabetta sale al trono il figlio della sorella Maria, Giacomo I, che unisce così insieme a sé in un'unica persona le corone di Scozia e Inghilterra, smettono di essere due stati diversi, diventano un unico stato. Immediatamente, come negli altri stati europei, il re cerca di risolvere il problema dei conflitti con i parlamenti e con i nobili, accentrando su di sé i poteri in modo assoluto. Trova immediatamente l'opposizione del Parlamento. Se vi ricordate, in Inghilterra c'è una tradizione, segnata dai tempi della Magna Carta del 1215, che definiva i limiti del potere monarchico rispetto al Parlamento, ad esempio in una cosa importantissima come le imposizioni in campo fiscale, cioè le tasse. Se vi ricordate, il re non poteva imporre tasse se non dietro approvazione del Parlamento, questa è una cosa molto importante. Carlo I, il successore di Giacomo I, sciolse il Parlamento, questo Parlamento che gli si opponeva ai suoi tentativi di accentrare su di sé tutti i poteri, viene sciolto. Il re aveva ancora il diritto di sciogliere il Parlamento, cioè di dichiararlo finito e di indire nuove elezioni, perché questo Parlamento gli si opponeva soprattutto in campo fiscale, ma nel 1628 è costretto a riconvocare nuovamente il Parlamento perché ha bisogno di un finanziamento militare per una guerra. Deve accettare quella che viene chiamata Petition of Rights, cioè una richiesta di diritti. Il Parlamento propone dei diritti che già erano stabiliti in parte Magna Carta, ma che vengono ulteriormente implementati. Ad esempio, viene condannato l'eccessiva fiscalità monarchica,
viene condannata l'oppressione della Chiesa anglicana nei confronti dei ceti produttivi e la giustizia dei nobili che condannava i non nobili senza giusti processi, quindi viene ribadito la richiesta di avere giusti processi. Nel 1629 Carlo I scioglie nuovamente il Parlamento. Oramai il solco, la distanza fra le richieste della borghesia parlamentare e quelle della monarchia appoggiata dai grandi nobili è diventato grandissimo. Quell'unità fra gentri, fra borghesia e nobiltà che aveva caratterizzato il regno di Elisabetta I finisce di colpo. Dopo anni senza Parlamento, nel 1640 Carlo I si trova costretto nuovamente a convocare il Parlamento per chiedere un finanziamento nella guerra contro gli scozzesi, che si erano ribellati a Carlo I. Lo scioglie subito, viene chiamato corto Parlamento, dura pochissimo perché si accorge che il Parlamento non è concorde con le sue scelte. Un mese dopo lo riconvoca, in questo caso si chiamerà Lungo Parlamento perché durerà fino al 1643, nella speranza di trovare finalmente appoggio, ma anche questo Parlamento nuovo gli si oppone, anzi, propongono un nuovo documento, la Grande Rimostranza, che addirittura si spingeva oltre la Petition of Rights e chiedeva che il re abbandonasse il controllo dell'esercito, lasciandolo al Parlamento, e che i ministri fiscali, cioè quelli che si occupavano di tasse, venissero eletti dal Parlamento e non dal re, cercando così di far fallire l'ennesimo tentativo assolutistico di Carlo I. La situazione però precipita, entriamo nella guerra civile, la prima rivoluzione inglese, 1642-1649. Siccome il Parlamento continua ad opporgli, Carlo I fa irruzione con l'esercito nelle aule parlamentari per arrestare i deputati, non li trova, erano scappati, erano stati avvisati, viene così sconfitto in questo suo tentativo. È l'inizio però della guerra civile, perché il Parlamento non ci sta più e crea un proprio esercito che si oppone a quello del re. Questo esercito si divide in due, questa guerra. Da una parte ci sono i cosiddetti cavalieri, che appoggiavano il re, erano la grande nobiltà, la borghesia più ricca, il clero, tutti quelli che erano contrari alle innovazioni richieste nella Grande Rimostranza. Dall'altra parte si schierano invece le teste rotonde, chiamate così perché portavano i capelli corti, in contrapposizione alle paroccone lunghissime, ricche di ricci, che portavano invece i nobili. Le teste rotonde rappresentano invece la borghesia commerciale, quella più viva, quella imprenditoriale inglese, ed erano ovviamente contrari alle eccessive tasse e ai privilegi della nobiltà. Nel 1643 si affaccia sulla vita politica e militare inglese un grande personaggio, Oliver Cromwell, che prende il comando dell'esercito parlamentare. Egli compie una scelta strategica, importantissima, organizza un nuovo tipo di esercito, quello che viene chiamato New Model Army, nuovo tipo di esercito. È un capolavoro perché i soldati eleggono direttamente i loro ufficiali, quindi si sentono più legati, quindi eleggono probabilmente i migliori fra di loro destinati a guidarli, mentre gli eserciti tradizionali avevano dei nobili che per tradizione diventavano generali dell'esercito, ma non sempre erano capaci di guidarlo. E soprattutto vengono indottrinati. Vedete qui vi ho messo un'immagine del catechismo del soldato. Cioè, la motivazione religiosa a combattere diventa fondamentale per motivare i soldati a dare la vita per il nuovo esercito. Questo nuovo esercito di Oliver Cromwell, del quale vedete qui un'immagine di un soldato, riesce a sconfiggere l'esercito del re nelle due importanti battaglie di Marston Moor e di Naseby nel 1645. A questo punto, Re Carlo è in difficoltà. E compie una scelta ambigua, trama con ambedue gli schieramenti. Da una parte appoggia ancora l'antica nobiltà, dall'altra cerca di contrattare con il Parlamento per riuscire ad ottenere una soluzione. Ma l'esercito parlamentare Cromwell non si fidano, lo sconfiggono definitivamente, occupano Londra, c'è l'espulsione di tutte le fazioni più estremiste. Il re, per la prima volta, un re nella storia, viene processato per alto tradimento nei confronti dello Stato e viene condannato a morte e viene fatto giustiziare nel 1649.
nasce il Commonwealth, ovvero quella che all'epoca era la Repubblica inglese, la fine della monarchia. Sarà una fine breve e soprattutto sarà segnata dall'essere una repubblica non eccessivamente democratica, perché inizierà l'epoca della dittatura di Cromwell. Nel 1651 Cromwell fa un primo atto importantissimo che segnerà un po' la storia dell'Inghilterra, si chiama Atto di Navigazione, cioè le colonie dell'Inghilterra sono costrette a commerciare solo con la madre patria. Ovviamente l'altro grande impero commerciale dell'epoca, che era quello olandese, non può più commerciare con le colonie inglesi e quindi entra in guerra. Questa prima guerra anglo-olandese viene vinta dagli inglesi, che così ampliano il loro potere coloniale, il loro potere commerciale nel mondo. Questi successi però in politica estera e commerciale non sono altrettanto riusciti nella politica interna. Cromwell trova una forte opposizione in Parlamento alle sue scelte e quindi fa un gesto che è molto simile a quello che facevano i re precedenti a lui, cioè scioglie il Parlamento. Vi ho messo qui un famoso discorso di Cromwell quando il Parlamento viene sciolto, in nome di Dio andatevene, dove Cromwell accusa i parlamentari di essere faziosi, di essere legati ai propri interessi e quindi che per il bene della Repubblica tutto il potere verrà preso nelle sue mani e il Parlamento verrà sciolto. Instaura così, con il titolo di Lord Protettore d'Inghilterra, una vera e propria dittatura, una dittatura militare. Questa dittatura si caratterizza per l'assoluto rigore puritano. Cromwell era puritano, i puritani credevano nell'assoluta, come dire, virtù, delle persone. Tutti quelli che non seguivano la virtù, le leggi religiose, dovevano essere, dannati, condannati. Questo però gli causerà una fiera e dura opposizione, soprattutto in Parlamento. Dura poco però la dittatura di Cromwell perché Cromwell è malato e nel 1658 muore. Suo figlio cerca di succedergli come Lord Protettore, ma non ci riesce. Così nel 1660 l'esercito inglese, guidato dal generale Monk, rimette sul trono un discendente degli Stuart, ovvero Carlo II. L'Inghilterra torna così alla monarchia. I tentativi assolutistici precedenti, non possono più riuscire, oramai è evidente. Il Parlamento aveva vinto e monarchia e Parlamento dovevano essere d'ora in poi due poteri distinti ma legati, da un unico e comune obiettivo. Fino al 1670 Carlo II governa in accordo con il Parlamento, ma in seguito al 1670 cominciano a sorgere motivi di contrasto. Carlo II non aveva eredi e Giacomo, colui che era stato designato erede da Carlo II, era un cattolico. In Inghilterra oramai i cattolici li vedevano come qualcosa di terrificante. Quindi cominciano gli inglesi a temere che Giacomo voglia, una volta diventato re, ripristinare il cattolicesimo e eliminare l'anglicanesimo. Nel frattempo in Parlamento nascono due partiti, il Parlamento non è più unito, comincia a dividersi per obiettivi. Da una parte i Tories e dall'altra i Whigs, due partiti che ancora oggi in parte sono protagonisti della politica inglese. I Tories erano conservatori, erano legati alla Chiesa anglicana, alla grande nobiltà, al mondo rurale, al mondo dei grandi possedimenti agricoli, mentre i Whigs erano più progressisti, erano legati al mondo commerciale, al mondo della borghesia, ed erano a favore della libertà religiosa, quindi nel non predominio della Chiesa anglicana. Il Parlamento fa un atto nel 1673 che mette al sicuro la successione monarchica, il Test Act, cioè qualsiasi re dovesse salire al trono dal 1673 in poi doveva essere per forza di religione anglicana. E nel 1679 un altro importantissimo documento che segna ancora oggi un'idea di mondo liberale, di mondo dove i diritti sono garantiti, cioè l'habeas corpus. L'habeas corpus difende gli interessi delle persone dagli arresti arbitrari, cioè uno non poteva venire arrestato
senza un giusto processo, ma soprattutto senza che questo giusto processo fosse portato avanti da persone del suo stesso ceto sociale. Cioè la nobiltà e il clero non potevano più arrestare e processare dei borghesi, ma dovevano essere gli stessi borghesi a farlo. Questo garantiva ai borghesi e al popolo dei diritti che prima non avevano. I Tories, però, cioè i conservatori, hanno la meglio, riescono a prendere il potere in Parlamento e Giacomo II può salire al trono. Ma una serie di nomine di personaggi cattolici nei ruoli principali, nelle cariche governative dello Stato, fanno temere che lui voglia restaurare il cattolicesimo pian piano. Il Parlamento ritorna sul piede di guerra contro la monarchia. A questo punto nel 1688 sia i Tories che i Whigs, cioè tutto il Parlamento, si rivolgono a Guglielmo d'Orange perché intervenga in difesa del protestantesimo contro Giacomo II. Giacomo II non combatte neanche, è la gloriosa rivoluzione inglese, una rivoluzione nella quale non si è sparato neanche un colpo. Giacomo II, di fronte alla totale opposizione dello Stato inglese, è costretto a scappare e Guglielmo d'Orange diviene re d'Inghilterra. Nel 1689, quindi un anno dopo, Guglielmo d'Orange accetta i Bill of Rights, cioè un altro documento importantissimo, esattamente come la Petition o come la Grande Rimostranza, nella quale vengono ufficialmente definiti i limiti del potere monarchico. Cioè i poteri vengono suddivisi fra il re e il Parlamento, e il Parlamento piano piano ottiene sempre più poteri rispetto a quelli del re. L'Inghilterra si sta trasformando sempre di più in una monarchia parlamentare. Quindi nel 1694 al re viene tolto il suo più grande potere, cioè quello di sciogliere il Parlamento, e nel 1701, un altro atto importante da ricordare, l'Act of Settlement, vedremo poi perché è importante nei capitoli successivi, stabilisce che la linea dinastica degli Hannover, cioè quella di Guglielmo d'Orange, l'unica possibile a ereditare il trono d'Inghilterra. Era la fine per l'Inghilterra dei conflitti dinastici e religiosi. L'Inghilterra era così tranquilla e libera per entrare in quella che sarà poi il suo grandissimo sviluppo commerciale, coloniale e nella prima rivoluzione industriale che ne segnerà il predominio sul mondo. Avete qui uno schema esemplificativo che ho trovato su internet, fatto molto bene, con tutti i personaggi più importanti della rivoluzione inglese, che vi può aiutare nel ripasso, e avete, come al solito, una serie di domande che possono aiutarvi nel prepararvi alla verifica, e un documento sul quale vi chiedo di riflettere. Sono i Bill of Rights del 1689. Sono un elenco, non sono tutti, ma di tutti i diritti che il Parlamento obbliga, con i quali il Parlamento obbliga il re a limitare i suoi poteri. Per ultimo avete i soliti approfondimenti, ci sono due approfondimenti video sul nostro canale YouTube, un video su Cromwell e un video di ripasso invece di quello che accade, e una serie di documenti invece di approfondimenti su internet,